bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? No, mezzo pieno, assolutamente. Mezzo pieno perché alla fine la differenza lo fa sempre il risultato, quello è vero, però penso che il Teramo oggi non ha subito niente e invece abbiamo creato qualche occasione da gol, sicuramente non tante, potevamo fare ancora meglio in fase offensiva, però partire dalla compattezza difensiva e comunque nelle ultime due partite non subire gol e dare comunque una compattezza a tutta la squadra è un punto di partenza secondo me fondamentale per affrontare le ultime partite. Perché secondo te nella ripresa non siete riusciti a ripetere il buon primo tempo? Ma perché comunque ci sono anche gli avversari, è normale, loro sono un po' sono cresciuti, poi loro secondo tempo secondo me si sono anche abbassati e compattati ancora di più del primo. Il primo tempo venivano a prenderci più alti, ci lasciavano più spazio alle spalle della loro difesa, invece secondo tempo loro si sono abbassati molto e non ci hanno più dato quella profondità che con le nostre caratteristiche proviamo a sfruttare, ecco. Il dato positivo di questa sera è non aver subito gol, così come era accaduto a Padova, questa difesa così funziona. Sì, sì, infatti come ripeto, per il mio lavoro non prendere gol è come una vittoria, quindi io sono contento perché dobbiamo partire da questo. Ecco. Non prendere gol significa fare un punto ogni partita, quindi noi dobbiamo garantire alla squadra di non prendere gol. Poi dopo se l'attaccante una volta becca il palo come oggi, la volta dopo magari fa gol e vinciamo le partite, ecco. Avete mosso comunque la classifica e nel prossimo turno tornerete a giocare ancora qui al Bonolis per affrontare l'Albino Leffe, un'altra partita importante. Sì, sì, sono importanti tutte da qua alla fine, è normale che qua in casa dobbiamo cercare di trarre più punti possibili e abbiamo bisogno del sostegno della nostra gente e dobbiamo cercare di portare a casa punti importanti.